Matteo Salvini si è occupato di parlare dei fatti di Monaco, si è occupato di parlare di questo attentato che si è verificato nella data odierna e si è occupato di far sapere a tutti il suo pensiero, immediata la reazione di appunto Matteo Salvini, che si è occupato di dire che secondo lui questo sarebbe un attentato che sarebbe di stampo terroristico da parte dell'ISIS, e quindi tutti si sono, per così dire, occupati di vedere questo video che ha riscosso una certa risonanza mediatica. La reazione di Salvini non è stata, diciamo, una reazione molto tranquilla e semplice, è stata una reazione piuttosto palese, in cui ha fatto capire che secondo lui dietro ci sarebbe la mano dell'ISIS. Tante persone che hanno visto il video, che si sono occupate di commentarlo, Salvini si è, per così dire, spinto un po' in là, un po' oltre, e per così dire è stato Salvini proprio a far sapere quali sono i suoi pensieri, le sue parole. Grazie per l'ascolto, in diretta su Facebook la foto sopra a tutti, un saluto e a presto.